Ciao ragazze, allora nuovo video, come avete detto dal titolo questo sarà un nuovo video riguardante i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Saranno davvero tantissimi, preparatevi a delle bellissime review perché davvero dopo il matrimonio, durante e forse anche un pochettino prima mi sono davvero sbizzarrita e ho testato tantissimi nuovi prodotti. In uno degli ultimi video haul vi avevo fatto vedere che ho acquistato, dopo aver visto questo prodotto in offerta acqua e sapone, la Garnier Fructis Air Food alle bacche di goji. Come vi ho detto, ha un inci ottimo, contiene il 98% di ingredienti di origine naturali e la confezione è molto grande, da 390 ml, e ha un PAO di 12 mesi. Ragazze, questo prodotto mi è piaciuto davvero tantissimo perché comunque, oltre ad avere un inci fatto molto bene, non contiene siliconi, parabeni, coloranti eccetera, sui miei capelli che sono secchi è stato davvero un toccasana, sia come impacco pre-shampoo che come balsamo barra maschera. Ha un profumo buonissimo, lascia i capelli molto morbidi, profumati, e la consiglio soprattutto a chi come me ha capelli secchi. Come balsamo di solito l'ho tenuta in posa quei 2 massimo 3 minuti. Come maschera, diciamo, come più che altro impacco pre-shampoo, l'ho messa sulle punte a capelli bagnato, e anche in quel caso mi sono trovata molto bene in quanto ho avuto come risultato capelli morbidi, modellati e davvero profumatissimi. Prodotto consigliato assolutamente. Fatemi sapere anzi anche voi ragazze se avete provato questi prodotti e se vi siete trovate bene o meno. Ho terminato anche contro la mia volontà questo lip balm, ossia il balsamo labbra di Avril al burro di karité biologico. È naturalmente un prodotto 100% naturale, certificato EcoCert. La confezione contiene 4,8 grammi di prodotto e ha un PAO di 9 mesi. Allora, era praticamente un burro cacao, come vedete, bianco, dal profumo abbastanza basico. Devo dirvi che sulle mie labbra, che sono davvero molto secche, si è comportato davvero egregiamente, mi sono trovata molto bene, ma il motivo per il quale l'ho terminato è che con il tempo si è così tanto scaldato che mi è caduto mentre lo stavo applicando tutto per terra, quindi alla fine più della metà del prodotto l'ho praticamente buttato. Questa cosa mi è successa sia con questo che con un altro identico balsamo labbra di Avril, si sono completamente sfrantumati, caduti, e quindi diciamo metà del prodotto è stato sprecato. Questa cosa non mi è piaciuta moltissimo, però in realtà in sé per sé come prodotto mi ha assolutamente entusiasmato. Forse nel periodo invernale poteva rimanere più intero, ma in questo modo no, col caldo non resiste molto. Ecco, ancora prodotti capelli, ho terminato questo shampoo di Phytophilos che ho trovato nella My Beauty Box di agosto, e è il gocce d'oro shampoo nutriente con olio di argan e canapa. Inci perfetto, è un prodotto infatti 100% biologico, la confezione contiene 50 ml di prodotto e ragazze, io non so proprio cosa dire, è uno shampoo spettacolare, buonissimo. Finora con tutti i prodotti Phytophilos mi sono trovata sempre molto bene perché comunque li trovo davvero molto adatti ai miei capelli, in quanto non sono prodotti che li seccano eccessivamente, anzi al contrario li lasciano puliti, profumati, danno proprio una bella sensazione di pulito. Per questo appunto mi è piaciuto molto, anche la profumazione è ottima, abbastanza basica e un pochettino spumeggiante, e appunto assolutamente straconsigliato. Ho terminato poi ben 2 deodoranti. Il primo è questo di Natura Amica, l'amica della natura, con molecole antiodore alla fragranza talco, senza allergeni, deovapo al lume di rocca, 0% alcol, parabeni e soprattutto alluminio cloridrato. Devo dirvi che questa al talco è fra tutte la mia fragranza preferita tra i deodoranti Natura Amica, e io tendo ad acquistare sempre questo prodotto, cioè il deodorante
deodorante spray perché ho notato che mi provoca meno irritazioni rispetto a tutti gli altri deodoranti. Ragazzi, io con questi deodoranti Natura Amica, ve lo ripeto da anni, mi trovo davvero molto bene perché hanno un rapporto qualità-prezzo ottimo. Li trovo da acqua e sapone, sono deodoranti senza sali d'alluminio e questo è molto importante per noi donne, e soprattutto è a base di allume di rocca e lascia una sensazione di freschezza e di pulizia anche nel corso della giornata. E secondo me, se siete fuori tutto il giorno, bisogna, dopo diciamo 6-7 ore dalla prima applicazione, riapplicarlo di modo che abbia un effetto ancora più fresco. La confezione contiene 100 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. L'unica diciamo pecca di questi deodoranti è che, essendo a base di allume di rocca, spesso quando si preme il prodotto tende a non uscire molto bene. In questo caso basta mettere la boccettina sotto l'acqua calda, l'allume si scioglierà e si potrà continuare ad utilizzare senza problemi. E stessa cosa, mi sono trovata molto bene, con mia grande sorpresa, con questo deodorante della PH Bio. È il deodorante fresh roll-on lunga durata adatto a pelli sensibili e anche questo senza sali d'alluminio. È un prodotto vegano e certificato AIAB, naturalmente come tutti i prodotti PH Bio. La confezione contiene 50 ml e, come potete vedere, è un deodorante roll-on. La cosa che mi piace di più di questo prodotto è il profumo, perché secondo me è a base proprio di tea tree, che oltre a essere molto fresco a contatto con la pelle ha anche una bella azione disinfettante. Come vi ripeto, è un prodotto che ho utilizzato molto con piacere. Io non sono molto amante dei deodoranti roll-on o stick, perché comunque ho notato che tendono a farmi irritare la pelle. Ecco, con questo non è stato così, ho avuto anzi una sensazione di pelle fresca e per nulla irritata, non ho avuto rossori nella zona delle ascelle, mi sono trovata molto bene. Come per il deodorante di Natura Amica, anche questo straconsigliato. Ho terminato due confezioni di salviette struccanti. Iniziamo con la Olivella Daily Cleaning Tuss, ossia delle salviette struccanti appunto a base di olio di oliva, da 100% vegano e formula green. Infatti hanno un inci ottimo, hanno un PAO di 6 mesi e, ragazze, sono delle salviette struccanti adatte naturalmente al viso. Ottime, mi sono piaciute molto, ve le consiglio assolutamente, perché comunque struccano davvero molto bene il viso, sono delicate allo stesso tempo, non pizzicano e non fanno arrossare. Sono ottime anche per struccare le labbra, naturalmente non ve le consiglio sugli occhi perché, essendo una zona molto delicata, come vi ripeto in ogni video, preferisco sempre struccarle proprio con il remover. E stessa cosa, ottime impressioni mi hanno fatto anche queste salviette struccanti della Natta, che sono certificate AIAB. La confezione contiene 25 salviette, hanno un inci ottimo, PAO di 6 mesi e anche queste, come per quelle di Olivella, niente da dire, prodotti entrambi fantastici. E di entrambe le salviette poi mi piace il fatto che hanno, diciamo, questo dispenser che si apre in questo modo, di modo che la prima salvietta rimane sempre ben umida e mai secca. Smalto ho terminato, vedete, è rimasto proprio un pochettino, ma non riesco neanche ad estrarlo per quanto è secco. Lo smalto indurente, questo della Sien, praticamente è una linea di smalti che esce una o due volte l'anno, quindi non lo possiamo trovare sempre da Lidl. Ha un colore, come vedete, celeste e secondo me è ottimo, soprattutto se avete le unghie sfaldate, ma allo stesso tempo volete comunque avere uno smalto un pochettino carino, perché rimane sempre lucido e si può utilizzare anche, anzi soprattutto, come base per smalti colorati. Davvero mi sono trovata molto bene con questo smalto e sicuramente, quando uscirà nuovamente, lo riacquisterò. Qualche anno fa ho acquistato questa maschera Peel di Douglas Natural, è una mini size che contiene 10 ml di prodotto, ero in cassa da Douglas e ho visto appunto questo prodotto e quindi ho detto:
detto vabbè, costava tipo 1 euro, l'ho presa. Ragazze, è un'ottima maschera, mi sono trovata molto bene. Naturalmente ve la lascio un po' alla fine perché non è una vera e propria recensione, in quanto ho provato questa monodose logicamente solamente una volta, però non è assolutamente male, la vedo molto adatta ad una pelle secca. È stato facilissimo applicarla, si è rimossa con un solo gesto, diciamo togliendo la peel off, ma poi mi sono anche aiutata con un pochettino d'acqua. Devo dirvi che ha un inci ottimo e sì, come maschera, diciamo senza grandi pretese, ve la consiglio assolutamente. Non è un vero e proprio prodotto terminato, ma sicuramente un prodotto che andrò a buttare subito dopo aver fatto questo video, questa Beauty Blender. Questa, ragazza, è la classica Beauty Blender che si trova da Sephora, dovrebbe venire sui 15 euro, e secondo me è uno dei prodotti migliori in assoluto per applicare diciamo il fondotinta, correttore, comunque tutti i prodotti liquidi per la base viso. Sinceramente la Beauty Blender classica originale è un acquisto che faccio molto volentieri, perché comunque questo prodotto mi dura quasi un anno. Sfuma benissimo, è morbida, non dà fastidio alla pelle e dà proprio un bel effetto, diciamo, di incarnato uniforme su tutto il viso. Con questo è tutto, vi mando un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!